Eccoci qua, siamo a Capo Milazzo. E come avete visto dal titolo, abbiamo deciso di tornare in Sicilia, anche perché non avevamo tante alternative. Volevamo andare in Bretagna, ma la situazione Francia l'avete vista, e quindi siamo venuti a finire quest'isola. Questi sono i laghetti di Marinello e la basilica di Tindari. E adesso andiamo a cercare un posto dove dormire. Buongiorno. Da San Giorgio stiamo andando verso Capo d'Orlando e abbiamo scelto la strada panoramica, che è un sacco bella. A Fiumara d'Arte, che è un museo all'aperto di artisti contemporanei. Il labirinto d'Arianna era l'ultima delle installazioni che ci interessava, quindi adesso mangiamo e poi andiamo verso Cefalù. Buongiorno. Buongiorno! Ieri sera abbiamo provato a salire al Monte Calogero, ma non siamo riusciti col furgone, bisognava per forza andare a piedi a un certo punto. E quindi siamo tornati sulla spiaggia e abbiamo trovato questo parcheggio direttamente sul mare, bello, ma come tanti posti in Sicilia, un sacco sporco. Questo è Capo Zafferano, che è abbastanza difficile da vedere da questa angolazione perché è pieno di case private, ma per fortuna abbiamo trovato queste scalette che portano alla scogliera. Adesso siamo andati a vedere l'Arco Azzurro. E per fortuna si è riusciti a contattare il signore che lo gestisce, perché ad ottobre in realtà sarebbe chiuso. Però è venuto ad aprirci ed è stato un sacco gentile. Ora siamo a Capo Gallo.
Questo è l'isolotto di Terrasini. Caporama. Siamo a Borgo Parrini. A Castellammare del Golfo e passiamo la serata qua. Buongiorno. Buongiorno. Adesso andiamo in centro a far colazione. Stiamo scendendo alla fossa dello Stinco. Siamo alla Tonnara di Scopelli. La riserva dello Zingaro è chiuso, sia l'accesso da sud che quello da nord, dicono per un incendio, ma in realtà noi non vediamo fumo. Comunque adesso vediamo con la macchina dove riusciamo ad arrivare e vediamo cosa troviamo. Ed è stato veramente impegnativo tornare su col van. Sì, tosta tosta. Se non andiamo in campeggio riusciamo a lavarci, tranquilli. Abbiamo trovato un posto dove dormire veramente stupendo. Non è vero, in realtà la strada è chiusa, bisogna proseguire a piedi e di prima mattina non è che ne abbiamo tanta voglia. No. La Tonnara è qua in punta e ci accontentiamo di vederla da qua. Non riusciamo ad abbandonare questo posto perché è troppo bello. E questo posto in realtà è Macari.
che è il paesino quassù, e qua giù c'è la baia di Santa Margherita dove abbiamo dormito noi. Questo è il Cretto di Burri, che è un'installazione artistica contemporanea costruita dove una volta c'era il paese di Gibellina, completamente distrutto dal terremoto. Sì. Siamo alle saline di Marsala, però non è facile avvicinarsi per vedere l'acqua caratteristica rosa. Alle saline ci si era scaricata la GoPro, adesso ci siamo spostati sul mare tra Marsala e Mazara del Vallo e abbiamo trovato un bel posto, dai, per dormire. Prima tappa di oggi è a Capo Feto, che ci doveva essere un'acqua incredibile, ma il problema è che è piena di alghe nere. Siamo arrivati alla spiaggia Le Solette. Pausa pranzo in riva al mare. Siamo nella riserva Torre Salsa e in lontananza abbiamo visto che ci sono dei relitti di barche e stiamo andando a vederli. Ovviamente era prevedibile e salta subito all'occhio che si tratta di imbarcazioni dei migranti e vederle così fa riflettere. Buongiorno. Buongiorno. Ultimo giorno in Sicilia. E più o meno abbiamo finito l'anello, siamo tornati dove eravamo arrivati l'altra volta. Per chi non ha visto l'altro video, lasciamo il link in descrizione qua sotto. E niente, adesso facciamo colazione e poi torniamo verso Messina a prendere il traghetto. Prima di partire ci concediamo l'ultima colazione in spiaggia. Tornando a casa abbiamo fatto una deviazione per andare a vedere l'Arco Magno in Calabria. Che però non è questo, ci dobbiamo ancora andare. Buongiorno. Buongiorno.
come ultima tappa dell'ultimo giorno, prima di andare a casa, siamo a Maratea e stiamo andando a vedere la statua del Cristo Redentore. Sulla via del ritorno. Ricordatevi di mettere un pollice in su e iscrivervi al canale.